Però quello che io, diciamo così, sottolineo in senso negativo è che dal mondo arabo non è venuta nessun messaggio. La Lega Araba, l'ha mai sentita lei parlare nei confronti di questa realtà? Dire vediamo, cerchiamo? E io vorrei sapere anche dai nostri cari musulmani che sono qui, ai quali io voglio bene, però non sento un'attenzione in tal senso. Forse perché hanno paura. Sta di fatto che dobbiamo essere tutti uniti. Tutti uniti. Allora sì, allora tutte le componenti, tutte le associazioni, tutte le presenze, tutte le realtà etniche, ecco che si aprono. Parlo del rifugiato e del profugo, a colui che fugge dalla morte. Non si stanno dando da fare. No, io non so, vorrei, io auspico, vorrei anche da questi studi dire, vorrei proprio che le nostre comunità, che so che ci sono persone di qualità e anche di attenzione, aprano anche loro all'accoglienza. Un appello forte. Eh sì, perché va bene prega, venire insieme, troviamo il cammino interreligioso, ma nell'atto pratico, nel momento del bisogno io li voglio vedere tutti. Allora ci credo a questo cammino. Diversamente, pur io per tutta la vita che ho fatto l'impegno nei confronti del dialogo ecumenico interreligioso, mi comincio a dire, oh qui cosa succede? Cioè, lei dice, lo fa la Caritas, Loro lo sono i dovrebbero fratelli, fare anche gli ecco, i altri. loro fratelli, ecco.